La concomitanza è frutto di un'uscita del settimanale con una sorta di giornalismo ad orologeria, perché i giornalisti dell'Espresso hanno dichiarato di essere in possesso già da tempo di questa intercettazione e di averla ascoltata. Per cui, se la notizia ha cominciato a circolare il 29 giugno, giorno dell'arresto di Tutino, mi stupisce che il settimanale non l'abbia pubblicata il 4 di luglio, l'11 di luglio, ma abbia aspettato il 18 di luglio per mettere in crisi, proprio in presenza della commemorazione, in coincidenza con la commemorazione di Paolo Borsellino, che doveva invece essere un momento di assoluto silenzio e di profonda riflessione per tutti noi, abbia usato il 18 di luglio come data utile per far uscire questa intercettazione, di cui si parlava già da tempo, ma che nessun giornalista aveva avuto il coraggio professionale di pubblicare proprio perché non confermata.